E ci eravamo lasciati così, in quell'agosto del 2009, quando si seppe la notizia dello scioglimento degli Oasis, i mitici fratellacci Gallagher, Liam e Noel Gallagher, che sciolsero la loro band, la loro rock band che ci aveva regalato tante perle in quegli anni 90, in quei primi anni 2000. E sembrava che quindi che la storia fosse finita così. Infatti poi nel 2010 uscì la raccolta definitiva di tutti i loro singoli, eccola qui, Time Flies, il tempo vola, con tutti i singoli pubblicati tra il 1994 e il 2009, e nel frattempo iniziarono le loro rispettive carriere soliste. Noel con i suoi High Flying Birds, Liam prima con i BDI e poi da solo, e rispetto ai BDI da solo ha avuto molte più soddisfazioni, quando poi, proprio pochi giorni fa, il 27 agosto del 2024, si è saputa la notizia tanto attesa. Dopo 15 anni, dopo esattamente 15 anni, dall'agosto 2009 all'agosto 2024, si sono finalmente riappacificati due fratellacci che non se ne sono mai mandati a dire e hanno già ufficializzato il tour che realizzeranno nel 2025 tra... Giorgio Gioia! c'è pure gioia, mi raccomando. Questo tour che faranno tra il Regno Unito e l'Irlanda, ma che poi sicuramente allargheranno al resto del mondo, ovvio, ovvio, essendo loro una delle rock band più amate degli ultimi 30 anni, perché proprio sempre in questo agosto del 2024 si celebrano i 30 anni del loro primo album, Definitely Maybe. Quindi sono 30 anni dal loro successo nel music business, no? E quindi per me è assolutamente tantissima gioia poterli rivedere insieme. Sappiamo che alla fine il primo motivo E resterà. infatti c'è qua gioia. Va bene, papà. Il primo motivo resterà sempre quello economico, però dai, l'importante è che siano tornati insieme e speriamo che magari tra un tour e l'altro pubblicheranno qualche altra canzoncina, eh? Chi lo sa? Ma spero di sì, dai, speriamo di sì, qualche altra perla scritta da Noel e cantata da Liam, chi lo sa? In ogni caso, welcome back, guys. Welcome back, Oasis.